Se in Europa i casi di coronavirus hanno superato i 25 milioni, in Italia sono 18.020 nuovi casi a fronte di 121.275 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 14,9%, più 3,5% rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 414 decessi. Aumentano di 16 unità i pazienti in terapia intensiva. In rialzo anche i ricoveri con 117 persone entrate in altri reparti Covid. Gli attualmente positivi sono 571.055 più 2.343, i guariti dimessi in un giorno 15.619. A fronte di 20.331 tamponi effettuati, in Lombardia sono 2.799 nuovi positivi e il tasso è salito al 13,7%, i guariti dimessi 1.214, i ricoverati in terapia intensiva salgono a 473 più 2, i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 3.363 meno 61, 34 i nuovi decessi per un totale complessivo di 25.532. E visto il tasso di positività che è salito molto in queste ultime ore, si svolgeranno fino al 24 gennaio le lezioni a distanza per gli studenti delle scuole superiori in Lombardia. La decisione, si legge in una nota della regione, verrà formalizzata con un'ordinanza e resterà appunto in vigore fino al 24 di gennaio. Con oltre 320.000 somministrazioni finora effettuate, lo 0,55% del totale, l'Italia è salita al primo posto dell'Unione Europea per numero di vaccinazioni contro il Covid e all'ottavo posto nella classifica mondiale. Intanto però i dati sull'occupazione delle terapie intensive tornano oltre la soglia d'allerta in 9 regioni, tra cui la Lombardia, 38%, Veneto, 37%, Friuli e Umbria, 35%. Il verdetto sulle zone a partire da lunedì, in cui sarà suddivisa l'Italia, arriverà solo domani 8 gennaio, giornata ancora di zona gialla. Per numero di vaccinati siamo il primo paese in una classifica tra i paesi che hanno una dimensione d'abitanti simile al nostro, ha specificato il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. L'obiettivo che ci siamo dati è di vaccinare tutti quelli che lo vorranno entro il prossimo autunno. Da febbraio vaccino agli over 80, finora distribuite quasi 1 milione di dosi, però la conferma è di una situazione ancora complessivamente critica tra ricoveri e contagi, come ci mostra anche questo rapporto della Fondazione Gimbe. Dal 29 dicembre al 5 gennaio, rispetto alla precedente tabella, si registra un incremento dei nuovi casi di Covid del 26,7%. Delibera intanto dell'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA al vaccino anti-Covid dell'Agenzia Americana Moderna per l'autorizzazione all'immissione in commercio all'utilizzo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. È il secondo in Italia dopo quello Pfizer-BioNTech. Tra l'altro, il vaccino Moderna, che si mantiene stabile tra 2 e 8 gradi, dovrebbe proteggere contro il coronavirus fino a 2 anni. È indicato per gli over 18 e richiamo va effettuato ogni 28 giorni. Entro i prossimi 10 giorni in provincia di Pavia verrà completata la vaccinazione di tutti gli operatori sanitari. Finora sono 5.500 coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale sotto la supervisione di ATS Pavia, Agenzia di Tutela della Salute. Se partiti dagli ospedali, ora vengono coinvolte anche le RSA a partire dall'Istituto Pertusati, che ha iniziato stamane a vaccinare i suoi 44 medici e infermieri. Aperte le vaccinazioni da oggi anche agli ospedali di Voghera e Stradella, dopo Pavia e Vigevano. Queste le notizie principali, anche con il meteo, le nubi basse, nebbie possibili e temporanee schiarite a partire dall'8 gennaio mattina, temperature tra 0 e 3 gradi, previsioni locali a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli, le trovate aggiornate su prontometeo.it. Editore Agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.